Carmelo Imbriani, la sua memoria. Per chi non conoscesse Carmelo, è stato un allenatore di calcio, un calciatore nel ruolo di centrocampista. Lui ci ha lasciato a febbraio di quest'anno per una grave forma di leucemia, malattia che ha stretto attorno a lui l'affetto e il sostegno di tutto il mondo dello sport in generale e del calcio, dai giocatori alle tifoserie, ma anche di personaggi dello spettacolo. Carmelo è cresciuto nel Napoli, esordendo nel 94, mandato in campo da Marcello Lippi al 79esimo della partita Napoli-Cagliari. Ha militato in molte squadre importanti, poi nel 2006 è arrivato nel Benevento, giocando e dando lustro alla nostra squadra. Dopo la finale di ritorno, a 33 anni, ha deciso di ritirarsi e di intraprendere la carriera di allenatore. Così il 29 novembre 2011, promosso ad allenatore della prima squadra del Benevento, e ha lasciato la squadra durante il ritiro estivo per il sopraggiungere della malattia. Vorrei chiamare accanto a me, perché ci teneva tanto, il nostro direttore artistico Antonio Parciosepe, perché voleva essere con noi in questo momento, e chiamo a ritirare il premio il fratello di Carmelo, Gianpaolo Imbriani, e la moglie Valeria. Accogliamoli con un applauso. Consegna il premio, e ne siamo onorati, Simone Inzaghi, calciatore e allenatore. E con lui l'avvocato Domenico Giulio Iacoviello, vicepresidente della FIGC Campania. Ciao Simone, piacere. Salve. Quando consegniamo questi premi, di solito leggiamo delle motivazioni. La motivazione che abbiamo scelto sono poche righe scritte da Gianpaolo. Mio fratello non giocava a calcio come Maradona, né tantomeno è diventato un personaggio popolare. Eppure per lui sono scesi in campo e sugli spalti con maglie e striscioni, da Napoli a Torino, da Benevento ad Avellino, passando anche dai campetti di periferie e dalle isole. Tutto questo a dimostrare che la persona ha lasciato un segno. Se riuscissi a insegnare a un solo bambino a crescere nell'esempio di un uomo semplice, umile, anziché con il mito del calciatore tutte donne, macchine e bella vita, sarebbe la vittoria di Carmelo, che mi ha lasciato una grossa eredità. Premio per lo sport a Carmelo Imbriani. Potete continuare ad applaudire, perché Carmelo si è diventata tutti questi applausi. Io so che Gianpaolo voleva dire qualche parola in ricordo del fratello. Che mi è successo, visto che siamo qui a ritirare un premio così importante di una persona che ho dentro io, sì, quell'uomo l'ho amato in una maniera spropositata da sempre, e mio fratello lo sapeva benissimo. E la notte dopo la sua morte mi è successo praticamente quando ero a letto nella mia stanza. Ero al buio, premetto che non sono né un visionario né un fanatico, ero al buio e girandomi mi è sembrato di vedere, non lo so, un fascio di luce, qualcosa che evidenziasse due sagome che si stavano abbracciando, e che mi sembravano appunto Massimo Troisi e mio fratello. E non ho pensato a quello che, non mi sono detto che cosa sono andato a pensare, che cosa è successo. Mi è venuto spontaneo pensare che mio fratello in quel momento, come io avevo fatto fino a quel momento, diciamo, ho cercato personaggi dello sport, qualcuno che potesse strappargli un sorriso, qualcosa del genere, con un video, o con un saluto.
lui tra le prime cose che ha fatto una volta sua è andato a cercare il mio idolo e adesso mi ha dato la possibilità e l'onore di poter essere a questa manifestazione con un nome così importante. Qualcun altro vuole parlare riguardo di Carmelo, altrimenti capiamo. Prego. Un ricordo di Carmelo. Allora io l'ho conosciuto pochissimo. L'ho visto sfrecciare sul lato destro al Santa Colomba, non a caso lo chiamavano la freccia del Sannio. Poi l'ho visto venire sul comitato provinciale di Benevento della FIGC, dove ho potuto ammirare la sua umiltà. Perché veniva sul comitato? Lui si interessava anche delle giovanili del Benevento e seguiva finanche i ragazzini prendendo i tesserini, comprando i tesserini perché amava molto i giovani. Quindi ho conosciuto la sua umiltà, ho conosciuto la sua bravura tecnica perché era davvero, davvero bravo. Voglio ricordare che Carmelo ha fatto anche un gol, se non erro, alla Juventus o all'Inter, al San Paolo. E così io dissi, io sono un tifoso dell'Inter, ma quello è un calciatore davvero interessante. Questo è un ricordo semplicissimo, io l'ho conosciuto così, da esterno, però mi ha fatto sempre un'impressione positiva, cioè un ragazzo pieno di vita, solare, un puro sannita. Buonasera a tutti, innanzitutto. Per quanto riguarda Carmelo, io ho un ricordo, siamo nati nella stessa annata, quindi io giocavo nel Piacenza e lui nel Napoli, ci incontravamo sempre nelle nazionali giovanili, nelle varie Under 16, Under 17 e Under 18, quindi avevamo stretto una buona amicizia, poi però come succede nel calcio, ognuno è andato nella propria strada. Però ricordo una cosa particolare di Carmelo, che era un ragazzo sempre allegro, sempre gioioso, e una cosa che mi ha colpito molto era che io sono venuto in questi 2 anni sempre qui a Benevento a fare il torneo Chalon, e lui era già allenatore della prima squadra, quindi insomma un conto è allenare i giovani, un conto è allenare una prima squadra, ma lui quando ha saputo che c'era la Lazio aveva letto che io ero allenatore, era venuto al campo per farmi un saluto, insomma si era intrattenuto, avevamo chiacchierato, avevamo parlato di, insomma, che dopo essere stati dei buoni calciatori di Serie A, adesso potevamo anche insegnare calcio, prima ai ragazzi e nel suo caso adesso allenava i grandi. E quindi stasera io ero a letto alle 8, che stamattina siamo partiti alle 6 da Roma per giocare questa partita, quando mi hanno detto che c'era un qualcosa che riguardava lui, poi avevo la fortuna di conoscere la moglie e il fratello, che penso quello che hanno sofferto lo sanno solo loro. E quindi mi è sembrato giusto recarmi qui per poterli conoscerli e stargli accanto. Grazie, Grazie. è graditissima ed è una testimonianza di quanto affetto ci fosse intorno al nostro Carmelo. Grazie Valeria, la moglie di Carmelo, non parlerà, ovviamente capiamo il perché, io vorrei che il vostro applauso le arrivasse forte, per ringraziarla di aver avuto comunque la forza di esserci. Grazie veramente a tutti, Carmelo è sempre nei nostri cuori. Grazie. Io chiedo perdono per l'emozione di questo momento, però c'era una parola che volevo dire. Questo premio doveva svolgersi nel pomeriggio e proprio questo pomeriggio, in un momento in cui le cose nell'organizzazione stavano andando un po' male, c'erano attimi di stress veramente forti, mi è arrivata la notizia dal nostro direttore, mi ha detto grazie, il premio per Carmelo sarà spostato in serata, lo presenti tu? E sono stata felice perché sono beneventana anch'io, quindi ho conosciuto Carmelo e a questa cosa ci tenevo tantissimo. La commozione è normale, ma la cosa più bella è stata che da dopo questa notizia, non so come, ma magicamente tutto è rientrato nell'ordine, è andato tutto bene, quindi sono convinta che Carmelo ci ha messo la mano anche stasera. Grazie mille.